Buongiorno, sono Daniela Rizzi, mi trovo all'Istituto Italiano di Cultura di Mosca, dove qualche tempo fa avevamo deciso di organizzare un'iniziativa, che adesso vi illustrerò, per riaprire le porte dell'Istituto, che nei mesi scorsi, per le note restrizioni, non aveva potuto realizzare eventi in presenza. Nel frattempo, qui a Mosca, come un po' dovunque, sono intervenute nuove misure di sicurezza sanitaria, sicché il nostro progetto si realizza sì, ma a porte chiuse e in formato digitale. L'evento che vi vogliamo presentare oggi è dedicato a Lida Borelli, celebre attrice sia di teatro sia di cinema, che anzi del cinema muto italiano è stata una leggenda, una vera e propria diva. L'interesse di questa figura eccezionale di donna e di artista del primo Novecento non sta solo nel suo successo, ma nel fatto di incarnare una vera e propria epoca della cultura italiana e nel fatto di rappresentare un fenomeno di costume, come scopriremo nel corso di questa conversazione. Avevamo pensato ad un evento che doveva comprendere l'allestimento di una mostra di pannelli contenenti foto e testi che illustrano la vita e la carriera di questo straordinario personaggio. Avevamo pensato che avremmo potuto forse avere con noi fisicamente Maria Ida Biggi e Marianna Zannoni, che invece vedete sullo schermo, alle quali dobbiamo, come adesso dirò, la realizzazione di questo evento. E che hanno appunto ci hanno coadiuvato, anzi hanno reso possibile questa giornata. Infine avevamo pensato che avremmo concluso l'inaugurazione con la proiezione del film nella nostra sala, nella sala del nostro istituto, del film La memoria dell'altro, un grandissimo successo del 1913, di cui la Borelli è stata protagonista e che l'avremmo fatto accompagnare qui nella sala dell'istituto al nostro pianoforte. Da un giovane pianista, Philippe Chentsov, specializzato in questo tipo di sonorizzazioni. Vi proponiamo la stessa sequenza che avevamo immaginato dal vivo, ma in forma digitale. Quindi, oltre a visitare con noi tra poco la mostra, che comunque è allestita nella sala dell'istituto e che rimarrà per qualche tempo, nella speranza di poter accogliere il pubblico dal vivo. Vedrete successivamente alcuni spezzoni del film da noi sonorizzati. Il film per intero verrà poi trasmesso nei nostri canali dell'Istituto dal giorno 18. E per introdurre la figura di questa vera e propria icona del primo Novecento italiano, ne parleremo appunto con le due specialiste che meglio la conoscono, lei la conoscono meglio di chiunque altro, per aver dedicato degli studi approfonditi a questo personaggio. Maria Ida Biggi insegna discipline dello spettacolo presso l'Università di Venezia Ca' Foscari ed è il direttore dell'Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Autrice di molte pubblicazioni dedicate alla scenografia, all'architettura teatrale, alla storia dell'attore, ha curato diverse mostre dedicate alle arti performative, tra cui la mostra Lida Borelli, prima donna del Novecento, allestita a Palazzo Cini a Venezia nel 2017. E Marianna Zannoni, dottorata in storia delle arti, lavora presso l'Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini di Venezia come coordinatrice scientifica delle attività. Si occupa di storia dell'attore con particolare riferimento al ritratto fotografico tra 8 e 900. Insieme hanno curato il volume Il teatro di Lida Borelli, edito da Alinari nel 2017. E cominciamo allora con porre loro delle domande attraverso le quali scopriremo la figura di questa grande attrice. Maria Ida, per quale motivo avete deciso di occuparvi di Lida Borelli?
Allora, buongiorno a tutti, grazie per questo invito. Sono molto felice che Lida Borelli sia a Mosca e quindi rispondo subito alla domanda dicendo che uno degli ambiti di ricerca del nostro istituto, come avrete potuto già intuire, è proprio rivolto allo studio dell'attrice, della figura dell'attrice, in particolar modo tra 800 e 900, in quanto noi conserviamo il più grande archivio dedicato ad Eleonora Duse. E quindi lo studio di Lida Borelli è venuto, come dire, quasi logicamente, nel senso che la Borelli costituisce un po' la generazione successiva dell'attrice italiana dopo Eleonora Duse, anche se per un periodo sono state contemporanee, ma diciamo la Borelli era l'attrice giovane rispetto anche, ha avuto anche occasione di recitare insieme alla Duse con il ruolo proprio dell'attrice giovane. Ecco che quindi diciamo le ricerche che noi abbiamo portato avanti per alcuni anni erano rivolte anche a scoprire quella che era stata la carriera teatrale della Lida Borelli, che fino a che noi abbiamo fatto queste ricerche, partendo proprio dalle fonti prime, dai giornali, dalle recensioni, non si sapeva quasi nulla. Lei era stata studiata da chi diciamo era esperto di cinema muto, proprio per quello che ha detto la professoressa Rizzi, cioè per il suo ruolo molto importante, che è stato quello di essere tra le prime dive del cinema italiano, ma come mai era arrivata al cinema e cosa aveva fatto a teatro, questo non si sapeva. Infatti il lavoro che abbiamo fatto noi è stato di creare proprio la sua teatrologia, cioè la cronologia delle sue interpretazioni e quindi ricostruire tutta la sua carriera. E questo ci ha portato appunto poi a produrre un libro, una mostra e a raccogliere molti documenti su di lei. Non ultima cosa, il fatto che lei è stata anche la moglie del creatore della Fondazione Giorgio Cini, cioè lei nel 1918 lascia le scene per sposare Vittorio Cini e poi sarà la madre appunto di Giorgio Cini, quella persona a cui è dedicata la nostra fondazione. Quindi diciamo che poi era all'incirca una data importante perché lei nasce nel 1887, quindi il 17 era in qualche modo un anniversario e quindi abbiamo deciso di fare queste iniziative e anche insomma recuperare quello che è stato il ruolo e il valore di questa grande attrice. Quindi il lato teatrale, diciamo, dell'attività, della carriera della Borelli, prima di voi era rimasto, prima dei vostri studi, era rimasto in ombra. E che cosa avete scoperto nel corso di questi studi? Qual è il significato, il ruolo che ha avuto la Borelli nella storia Certo. del E teatro allora, italiano? diciamo che sì, si sapeva che lei aveva fatto l'attrice di teatro, però c'erano delle notizie, come dire, molto discontinue. Ecco, quello che mancava era proprio il filo di questa storia. Ecco, quindi noi abbiamo scoperto tante cose importanti, abbiamo scoperto il ruolo che lei ha avuto nella storia del teatro italiano, diciamo tra gli inizi del Novecento, perché lei debutta proprio nel 1901, fino al 1918, come dicevo, quando si ritira dalle scene per diventare la moglie di Vittorio Cini. Quindi abbiamo detto che inizia la sua carriera molto molto giovane, e a 16 anni però già la troviamo come una delle interpreti più importanti della prima messa in scena della figlia di Iorio di D'Annunzio, quindi come dire, un titolo che ha fatto epoca, che è stato assegnato, diciamo, anche proprio il teatro italiano. Insomma, era molto bella a 16 anni quando fa appunto Favetta nella figlia di Iorio e si fa notare proprio per la sua straordinaria bellezza, ma poi velocemente diventa anche molto brava, diventa molto brava e diventa un'attrice che
i capocomici italiani si contendono in qualche modo, no? Quindi anche questo è un segno, insomma, della sua importanza. Inizia come allieva di Virgilio Talli, che era stato, che era naturalmente un capocomico che la prende nella sua compagnia, ma che è stato anche un grande maestro di attori, e quindi sicuramente questa scuola, potremmo dire pratica, con Virgilio Talli la forma moltissimo, tanto è che nel 1907, per esempio, Marco Praga, che era drammaturgo importante e che era all'epoca era anche capo della Società degli Autori Teatrali Italiani, le chiede, la vorrebbe scritturare nella sua compagnia, cosa che poi non avviene perché proprio in quel periodo, dal 1909, lei entra nella compagnia di Ruggero Ruggeri, che era, diciamo, la compagnia, una delle compagnie più importanti nell'ambito del teatro di prosa in Italia. E Ruggero Ruggeri intuisce subito la potenza di questa attrice, quindi il combinare insieme questa bellezza, questa eleganza, questa figura molto liberty, no? Di questa donna che si, come dire, incarna proprio quelle che sono le immagini della donna di quest'epoca, ma anche con la sua bravura, col fatto che era un'attrice che ha studiato molto e che è, come dire, apprezzata per questo. E le fa interpretare la famosa Salome di Oscar Wilde, che sarà, come dire, il suo cavallo di battaglia più importante, e soprattutto sarà il ruolo in cui lei incarnerà proprio di più questa figura di grande attrice italiana, con una straordinaria avvenenza, con un'abilità anche nei movimenti di danza, di recitazione, questa dizione limpida, cioè le parole che potremmo usare sono tantissime, tutti i recensori, i critici di teatro si occupano di lei in questi anni, descrivendo appunto questa sua straordinaria capacità di recitare. Poi, sempre correndo un po' velocemente, nel 12 diventa anche capocomica, quindi per questo anche che il titolo della nostra mostra è stato Prima Donna Italiana, perché lei è proprio una vera e propria prima donna, diventa una capocomica insieme a Ganduzio e Piperno, quindi fa la sua compagnia drammatica italiana, quindi anche qui dimostra, come dire, di essere una donna che ha capacità anche manageriali, di prendere le redini della sua compagnia. E infatti è famoso l'episodio quando nell'agosto del 1912 lei si trova unica donna, prima donna, capocomica, insomma, in questa assemblea del Teatro Italiano, dove fa sentire la sua voce, scriverà una lettera anche a Re Ricciardi, che era questo grande personaggio di drammaturgo, traduttore italiano, insomma, quindi, come dire, si afferma veramente come un'attrice importante, oltre naturalmente a, negli anni 13, 14, 15, a interpretare molti ruoli in prima assoluta, per esempio Le nozze dei centauri di Sam Benelli, Il ferro di D'Annunzio, sono tutti titoli che lei porta in scena per la prima volta, quindi questo ci dimostra anche quanto fossero importanti i suoi rapporti con tantissimi drammaturghi intellettuali dell'epoca. Ci sono lettere straordinarie che lei riceve e che ha anche tenuto, insomma, nella documentazione che la riguarda, sono testimoniate proprio le ammirazioni, ma anche i rapporti così a livelli personali, per esempio con Amalia Guglielminetti, con Gozzano, potrei citarvi tantissimi, tantissimi nomi, non so, la Matilde Serao, Ada Negri, Anni Vivanti, Enrico Prampolini, Adolfo Orvieto, cioè sono tantissimi, ecco, adesso non voglio elencarveli tutti, ma voglio darvi una personalità dunque non soltanto, diciamo, legata alla sua professione di attrice, ma una personalità culturale di grande rilievo a tutto tondo. Tra l'altro, se capisco bene, ha saputo anche scegliere nel proprio repertorio i ruoli che più corrispondevano al tipo di donna che voleva, incarnare. Marianna, qual è stato il tratto veramente moderno di questa attrice?
Dunque, Lida Borelli è stata sicuramente una grande attrice di teatro prima e di cinema poi, ma è stata più in generale un personaggio pubblico di grandissimo carisma. È stata musa di poeti, di drammaturghi, di letterati, ha affascinato straordinariamente il pubblico dell'epoca e ha stregato grandi artisti, pittori e fotografi. La sua immagine comparve in moltissime copertine di riviste dell'epoca, e a lei guardarono molti esponenti della cultura del tempo, tra cui anche diversi futuristi. A teatro, come diceva la professoressa Biggi, la sua immagine si lega inizialmente principalmente alla Salome di Oscar Wilde, che va in scena appunto per la prima volta nel marzo del 1909. Questo spettacolo riscuote un grande successo, fa molto discutere, e le fotografie della Borelli nel personaggio di Salome sono straordinariamente moderne, perché riescono a catturare l'immagine della donna contemporanea, della donna del modernismo, della donna che ha un tempo sensuale ed elegante, semplice, misteriosa, ancora vittima e carnefice, innocente e colpevole. Ci sono bellissimi scatti di autori molto interessanti che la ritraggono veramente in un modo particolare, speciale, unico e diverso per l'epoca. L'immagine della Borelli però poi si lega anche ad altri episodi di costume che è interessante citare. Per esempio, è una delle prime madrine, una delle prime donne a indossare la jupe culotte, che era la prima forma di pantalone femminile che arriva in Italia nel 1911 e che la Borelli appunto indossa in scena nel Marchese di Priola a Firenze al Teatro Nazionale proprio nel febbraio di quell'anno. Fa molto discutere l'arrivo di questo indumento, se ne parla sui giornali, si accende un grande dibattito sull'opportunità per le donne di indossare i pantaloni, e lei li indossa sulla scena e anche fuori con grande coraggio e grande orgoglio. Ma l'esperienza della modernità della Borelli passa anche attraverso il suo amore per le macchine, per la velocità. Lei ama correre in macchina, ci sono diverse interviste in cui racconta di amare l'aria fresca sul viso, ama vedere come il paesaggio le scompaia sotto gli occhi rapidamente, ma ama anche il volo, e se ne parla per esempio sull'arte drammatica nello stesso 1911, anno molto importante. Lei vola insieme all'aviatore Romolo Manissero, chiamato Libellula Rossa per il colore del suo caschetto, e diciamo non è l'unica attrice a farlo, ma sicuramente, se si legge negli articoli, è quella che vola più in alto e soprattutto è quella che vola con i pantaloni, perché si fa prestare appunto la tuta da Manissero. Quindi si parlava della Borelli, si leggeva della Borelli, e questo è interessante anche perché racconta quella commistione fra vita d'arte e vita privata che viene proprio a inaugurarsi in questi anni. Ecco, e questo passaggio dal teatro al cinema, chiedo a Maria Ida Biggi, qual era il rapporto allora tra il teatro e il cinema, come avviene, diciamo, questa nuova evoluzione della Borelli? È una nuova evoluzione o è una naturale prosecuzione della sua carriera? Allora, sicuramente in quell'epoca, proprio agli albori del cinema, le attrici arrivavano al cinema dal teatro, o meglio, non tutte, ma soprattutto la Borelli arriva a fare cinema proprio perché è una diva del teatro. No, su questo non c'è dubbio, ci sono i carteggi, ci sono le testimonianze, e tra l'altro questa cosa che lei aveva come manager la mamma, e quindi le lettere che il produttore cinematografico scrive alla madre ci danno delle informazioni anche su come avveniva questo, no? Negli anni in cui la Borelli fa cinema, lo fa solo durante l'estate, quando il teatro è chiuso, e la madre scrive appunto che insomma questa figlia non si riposa mai, d'inverno è in tournée teatrali ed estate si dedica alle riprese cinematografiche. Sicuramente lei lavora intensamente per il cinema, perché in soli 6 anni, cioè dal 13 al 18, fa ben 14 film. 14 film che hanno un notevole, insomma, successo, sono film straordinari, tra cui per esempio Rapsodia satanica, che è uno di quei film che appunto per cui viene anche composta una colonna sonora. Comunque diciamo che il rapporto che c'era tra il teatro e il cinema
È sicuramente questo, del fatto che ormai la Borelli rappresenta una diva, tanto è che gli studiosi di cinema hanno voluto vedere in lei una delle protagoniste di questa serie, diciamo, di film che viene proprio chiamato Diva Film, cioè una storia raccontata al cinematografo che aveva come protagonista una donna, una protagonista femminile che molto spesso era anche costruita, creata intorno alla figura dell'attrice stessa. Ecco che quindi qui si collega un po' anche il ruolo della Borelli in questo momento da un punto di vista storico, perché anche il teatro, cioè anche i drammaturghi si sono spesso come dire, riferiti a lei come protagonista, partendo proprio dall'immagine che descriveva prima Zannoni di questa donna nuova, donna moderna, no? Che diventa poi la protagonista del film e la protagonista anche del dramma. Ecco che quindi il ruolo che lei ha in questa, della creazione anche della, diciamo, della recitazione cinematografica è molto importante. Lei rilascia una dichiarazione in cui proprio analizza la differenza che c'è tra la recitazione teatrale e la recitazione cinematografica, in cui afferma, per esempio, e testimonia l'importanza che l'attore ha di recitare davanti a un pubblico, perché lei dice proprio si sente, no, il flusso del pubblico, la partecipazione del pubblico, mentre quello cinematografico è non c'è il pubblico, tu sei davanti a una macchina, nera, silenziosa, e quindi tutte le tecniche che l'attore, che ha esperienza naturalmente, come lei ormai arriva al cinema dopo 13 anni di teatro intenso, tutte le tecniche di parlare con il corpo, ricordiamo che all'epoca il cinema era muto, no? Quindi lei parla proprio del linguaggio del corpo davanti alla macchina da presa. Insomma, diciamo che è una persona che anche nel suo lavoro cinematografico ci mette un grandissimo impegno e è ispiratrice anche di tanto cinema che poi non dimentichiamo, prima della prima guerra mondiale il cinema italiano veniva visto negli Stati Uniti, cioè è stato uno dei, come dire, canali di formazione proprio della tecnica cinematografica. Quindi, insomma, il ruolo che lei ha avuto direi che è stato molto, molto importante. Ecco, il film che per vostra iniziativa, per iniziativa della Fondazione Cini, è stato restaurato e che noi offriamo al pubblico russo con la nostra sonorizzazione, è appunto La memoria dell'altro, che è un film in cui tutto ciò di cui hai parlato risulta assolutamente evidente. Marianna, può introdurre brevemente la visione del film? Certo, allora dunque, intanto questo è un bellissimo film del 1913, è il secondo film di Lida Borelli che esordisce al cinema nello stesso anno con Mal'amor mio non muore. Questo film ha la regia di Alberto degli Abbati e è stato prodotto dalla Gloria Film di Torino. Il soggetto è stato scritto dalla baronessa De Rege e pare che nello scrivere questo personaggio si sia fortemente ispirato proprio a Lida Borelli. Non a caso la protagonista si chiama Lida. Questa è la storia di un'aviatrice e quindi vediamo la Borelli che spicca, proprio il film si apre con la Borelli che spicca un magnifico volo sull'aeroplano, ma la vediamo anche guidare con disinvoltura un'automobile e la vediamo alla fine ballare anche magnificamente la danza degli Apache, qualcosa che ci ricorda ancora una volta il suo successo nella Salome, nella famosa danza dei veli, nella Salome di Oscar Wilde. È un film molto bello, il racconto di questa storia d'amore tra Lida appunto e il giornalista Mario Alberti, che viene però in qualche modo ostacolata o comunque ritardata dall'innamoramento che ha il principe di Sèvres per questa Lida.
Il film è molto bello anche perché ci sono, lo vedrete, dei bellissimi esterni veneziani. Quindi vediamo una Venezia al principio del secolo splendida e vediamo una recitazione anche molto, molto moderna e molto, molto affascinante. La Fondazione Cini, appunto, come diceva, ha in qualche modo permesso attraverso il suo lavoro che questo film venisse restaurato dalla Cineteca di Roma ed è stato per noi un obiettivo raggiunto molto importante, perché i film della Borelli vanno riscoperti, vanno visti, perché sono ancora oggi molto moderni e molto, molto belli. Quindi insomma, auguriamo una buona visione. Quindi in questo film la Borelli interpreta la Borelli, si potrebbe dire. La Borelli attrice interpreta la Borelli donna. Mi pare anche questo molto, molto moderno, anzi direi quasi postmoderno. Bene, allora, molte grazie. Io in chiusura vorrei fare dei ringraziamenti a voi in primo luogo, Marianna Zannoni e Maria Ida Biggi, al segretario generale della Fondazione Cini, Renata Codello, e poi dei doverosi ringraziamenti agli eredi di Lida Borelli, alla famiglia Alliata di Montereale, alla famiglia Guglielmi di Vulci, alla famiglia Ferraro e infine alla già citata Cineteca Nazionale della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, che ha messo a disposizione questa pellicola recentemente restaurata per iniziativa della Fondazione Cini. Buona visita della mostra che seguirà immediatamente e buona visione del film. Grazie. Grazie a lei. Abbiamo ascoltato una interessantissima conversazione sulla figura e l'opera di Lida Borelli. Abbiamo fatto un rapido giro attraverso la mostra di pannelli a lei dedicati che è allestita nella sala dell'Istituto Italiano di Cultura di Mosca. Speriamo di potervi ospitare presto a vederla dal vivo. Ora vediamo alcuni spezzoni del film La memoria dell'altro, 1913, di cui Lida Borelli è la protagonista, un film che incarna la sua figura di attrice e anche di donna. Il film è accompagnato da un'esecuzione musicale da noi appositamente commissionata ad un pianista, Philippe Celsoff, specializzato in questo genere di esecuzioni. Il film nella sua interezza lo potrete vedere sempre con l'accompagnamento musicale nel nostro canale Vimeo a cominciare dal 18 di dicembre. Grazie.